Non so se farò una domanda davvero, comunque un'osservazione la voglio fare. Allora, mi chiamo Marco Guastavigna e da quasi 30 anni, facevo l'insegnante, adesso sono in pensione, da quasi 30 anni formo persone della scuola, dirigenti scolastici, ma soprattutto insegnanti su questi temi. Io ho dedicato l'ultimo anno e mezzo, non mi sono ridotto come te, alle letture divergenti e vi voglio anche raccontare come è cominciato. Sono andato al Salone del Libro di Torino dell'anno scorso, io vivo a Torino, e non mi ricordo più francamente a quale banco, ho chiesto se c'erano dei libri su certi temi e mi hanno dato il libro di Giorgio, quello sul neurocapitalismo. Mi è scoppiata la testa, cioè mi sono reso conto che esisteva, ma io da 30 anni mi occupo di questa cosa, che esisteva un'area di pensiero divergente del quale io non avevo notizia e del quale, se vale il mio pedigree, il mio curriculum come elemento indicatore, fondamentalmente la scuola della Repubblica non ha notizia. L'ho mandato a Rai 3, ma non mi hanno risposto. Sì, no, no, non mi meraviglia, ma a parte il libro di Giorgio, cioè, un concetto come capitalismo di piattaforma, dico il primo che mi viene in mente, o capitalismo di sorveglianza, vi assicuro, è totalmente estraneo al rapporto che in questo momento chi fa mediazione didattica nel nostro paese, dalla scuola dell'infanzia all'università, ha nella sua didattica. Sono concetti del tutto. Anzi, che cosa fa la scuola? Prepara microlavoratori. Perché costruisce per esempio quella che io chiamo la profilazione precoce. La scuola è arrivata al punto di valorizzare il fatto che le famiglie evadano le regole che pur Facebook ha, cioè meno di 13 anni non si può, per potersi iscrivere e così via, WhatsApp, cioè, lo sapete meglio di me, fa parte, come dire, della quotidianità, del senso comune. Ecco, però facciamolo diventare anche parte della nostra consapevolezza politica, cioè un luogo di estrema importanza non ha nessuna, non ha, non, non concede nessuno spazio a questo tipo di ragionamento e anzi si schiera completamente dall'altra parte. Un sacco di scuole, per esempio, fidelizzano l'intera istituzione a Google, perché entrano nel meccanismo dei servizi di Google. Potrei andare avanti con gli esempi. Quindi ripeto, non ho una vera e propria domanda, però voglio, io non so quanti altri qua, per esempio, siano del campo che io indegnamente rappresento, cioè l'istruzione pubblica, ma guardate che abbiamo un grosso problema, perché la nostra scuola è iperfidalizzata al neoliberismo attraverso il pensiero unico, pedagogico unico, che ha fatto del digitale un ariete perché un certo modo di vedere l'educazione diventasse nemmeno consapevole, ma dato di fatto, insomma, non so come dire, non è una cultura consapevole, è una cultura inconsapevole. Non ho fatto la domanda, mi scuso. No, no, è piena di questioni il suo intervento, grazie.